Buongiorno, sono Fabio Porta, amministratore delegato del gruppo Italia Acquaviva. Racconto velocemente quello che è la nostra storia. Siamo presenti sul mercato nazionale ed estero da oltre 20 anni. Siamo proprietari di due sorgenti, una in Molise e una nelle Dolomiti. Abbiamo oltre 20.000 clienti che serviamo in 30 filiali in tutta Italia. Oltre il discorso dell'acqua in boccioni che imbottigliamo, abbiamo due siti produttivi, uno a Ningbo in Cina e l'altro in Italia, e produciamo macchina a rete idrica. Abbiamo tra i nostri clienti grandissime multinazionali che vengono distribuiti i prodotti in tutto il mondo. Per quale motivo abbiamo deciso di aderire al progetto della Lega? In quanto quest'anno, in ricorrenza proprio del nostro anniversario, abbiamo deciso di portare avanti un grandissimo investimento pubblicitario, invece di investire nei soliti canali Mediaset, Rai, testate giornalistiche, quindi cercare un testimonial, abbiamo deciso di entrare direttamente in due progetti. Uno, il mondo della scuola. Andremo a contattare 2000 scuole pubbliche e private, è un progetto che già portiamo avanti come area test dal 2008, progetto molto bello in quanto abbiamo 30 equipaggi in tutta Italia, sono ragazzi laureati in scienze delle comunicazioni, in biologia. Abbiamo creato un progetto con una famosa biologa che segue il concetto edutainment, andiamo nelle scuole e vengono effettuate proprio delle lezioni dell'acqua, lezioni sull'acqua, i bambini vengono poi premiati con dei diplomi e c'è un bellissimo concorso sull'acqua. Questo cos'è che serve? Proprio perché in Italia purtroppo siamo i più grandi consumatori al mondo dell'acquisto in acqua in bottiglie di plastica, e questo serve proprio per insegnare ai bambini che è molto meglio bere l'acqua dell'acquedotto che quella purtroppo in bottiglie di plastica, che sappiamo tante volte stanno anche sotto il sole. Lo stesso progetto lo stiamo portando avanti all'interno della Lega, 14.000 associazioni sportive che vogliono aderire al nostro progetto, daremo la possibilità di ricevere un punto acqua sotto forma ovviamente di investimento pubblicitario in assegnazione personale riservata, quindi totalmente in omaggio.